la partita è stata sempre in equilibrio, poche conclusioni in porta da entrambe le squadre. Noi siamo partiti meglio, poi il finale del primo tempo ha fatto meglio il Senigallia, e il secondo tempo è stato abbastanza equilibrato. Credo che il risultato sia un risultato equo, giusto, e per noi è un passo avanti, perché fare un punto fuori casa è sempre un punto importante. Abbiamo provato a inserire un altro attaccante puro in modo da poter mettere in difficoltà la Vigor, che però si è disposto in campo degnamente, quindi era difficile trovare degli spazi se non principalmente su palle ferme. E, tra parentesi, in un campo molto difficile, perché sicuramente i ragazzi della Vigor sono abituati a giocare in questo campo, le squadre che arrivano e un po' di fatica lo fanno, perché vi dico che secondo me è un campo veramente difficile, la palla rimbalza a suo piacere. Se non giochi a due tocchi, se non giochi in velocità, rischi sempre di rimpallare o di trovarti con la palla che è da un'altra parte. È stata una partita impegnativa sotto tutti gli aspetti, perciò insomma, quando la squadra mette tutto quello che ha, il massimo impegno, la massima determinazione, lotta, combatte, penso che tutto sommato l'allenatore deve ritenersi soddisfatto, perché alla fine gli chiede quelle cose lì, siamo rimasti anche in 10 e comunque non ci siamo fatti mettere sotto, anzi abbiamo creato forse dei presupposti importanti, tipo il fallo di mano, il rigore, un'occasione con Francioni. Insomma, diciamo che la squadra ha cercato di lottare e di interpretare la partita sempre secondo le esigenze, perciò insomma, tutto sommato la squadra ha fatto la prestazione. Poi insomma, dipende anche quello che si vuole da una squadra, insomma, noi sappiamo anche, dobbiamo sapere da dove veniamo e quello che stiamo facendo, perciò penso che quando c'è l'impegno come oggi, penso che uno debba ritenersi soddisfatto. Inevitabile dire che il grosso peccato sia il cartellino rosso a Pesaresi, anzitutto un'opinione e poi insomma come verrà affrontata questa cosa? E le opinioni a questo punto non servono a niente, avete visto tutti l'atteggiamento, cioè non vale nemmeno più spendere le parole, insomma sembra quasi che lo facciano apposta, che cerchino queste situazioni, dal fallo di rigore all'espulsione, che comunque se uno applica il regolamento può anche darla, però insomma diciamo che non era un fallo cattivo, intenzionale, cercava di prendere la palla, dobbiamo considerare che era alla fine della partita, perciò magari anche con meno lucidità, hanno fatto le stesse cose anche loro, insomma abbiamo visto, e non c'è stata la stessa punizione, però noi dobbiamo guardare avanti e affrontare anche queste cose, cercando di superarle. Non è facile, perché sappiamo tutti quanti l'importanza dei pesaresi per noi, però insomma è così e l'accettiamo. Dispiace, perché magari soprattutto nella prossima gara è un'altra gara importante, impegnativa, e magari non ci sarà. Uno dei compiti nostri è anche quello di ricreare un minimo di entusiasmo con questi giovani, quando sicuramente la gente percepisce che questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta, a volte hanno anche dei limiti, ma nella logica delle cose, però si impegnano tantissimo, e tengono, secondo me, con dignità e con onore, rappresentano questa società e quindi anche questi tifosi. È uno dei compiti nostri, a volte ci riusciamo di più, a volte un po' di meno, però l'atteggiamento è quello e secondo me viene percepito dalla maggioranza. Speriamo di regalargli qualche vittoria in più nelle prossime gare, però insomma anche oggi non si può dire niente sotto questo aspetto ai ragazzi, perciò continuiamo così.